La consapevolezza che il territorio cremasco ha la priorità su tutti, non voglio più vedere convogli monocarrozze, ed un impegno concreto ad affrontare tutti i nodi infrastrutturali, dai treni alla Paolese al progetto 2020 che manda definitivamente in pensione l'ultimo passaggio a livello rimasto in città. Fa sperare in un cambio di passo rispetto al suo predecessore, l'assessore ai trasporti Claudia Maria Terzi, intervenuta allo spazio dibattiti della festa del PD. Si è confrontata con il consigliere regionale Matteo Piloni, con schiettezza sulle inefficienze del sistema trasporti e sull'incapacità gestionale di Trenord, e si è impegnata a collaborare con gli enti locali per migliorare le condizioni dei pendolari sia su ferro che su gomma. Non ha preclusioni nel bandire una gara europea per la gestione del servizio trasporti ferroviari, ma i tempi sarebbero troppo lunghi. E a Trenord il contratto scade nel 2020. Nel frattempo cerca di dare risposte concrete alle richieste dei pendolari cremaschi, tra cui un ampliamento dei treni diretti Crema-Milano. Beh, un treno già c'è la richiesta di un'implementazione. Direi che ovviamente io mi segno questa priorità per il territorio, anche se la priorità principe in ogni caso è quella già di efficientare un sistema che onestamente adesso ha molti difetti ed è caratterizzato da una mancanza di puntualità e di efficienza che non è giustificabile. Quindi andiamo avanti senza dubbio a discutere di questa implementazione del diretto. Nel frattempo però l'obiettivo di Regione Lombardia è di assicurare un servizio treni decente ai lombardi. Altro tema toccato è il raddoppio della Paolese. I soldi per il ponte di Spino d'Adda ci sono. Per terminare in tempi brevi ci vuole la collaborazione tra Ministero, Provincia di Cremona e Città Metropolitana. L'assessore Terzi si è impegnata a fare da mediatrice. Stiamo aspettando che la provincia appunto finisca il progetto per quanto compete la provincia di Cremona. Mi sono impegnata e lo farò senza dubbio ad intervenire con i ministeri nel momento in cui la provincia trasmetterà il progetto integrato con le richieste pervenute, per fare in modo che la parte ministeriale venga accorciata nei tempi e così recupereremo anche in questo caso qualche ritardo. Infine, sul progetto 2020 della città di Crema, che prevede il superamento della barriera ferroviaria con la costruzione del sottopasso a Santa Maria, l'assessore Terzi ha dato prova di concretezza e fiducia, stanziando altri 350.000 euro, oltre al 1.400.000 già dato, che servivano per completare a livello economico l'opera. Ora si può partire. Il consigliere Pilloni per l'amministrazione ha parlato dell'anno prossimo, 2020, direi che possiamo segnarcela come data nell'interesse di tutti, insomma.